Noi l'anno scorso abbiamo compiuto 60 anni, questo è stato il video che abbiamo voluto realizzare per celebrare una lunga attività. 60 anni per un'azienda non sono pochi, sono abbastanza. Prima di cominciare però questo viaggio con voi, per raccontarvi in poco tempo 60 anni della nostra storia, voglio comunque ringraziare l'associazione, la Confindustria, che ci ha permesso di essere qui. Questa splendida iniziativa da parte dell'Università di Napoli, Federico II, il professor Sciarelli, che ci dà questa opportunità di questo incontro con il mondo dei giovani, un mondo con cui noi siamo sempre molto a contatto, e poi vedrete che la figura giovanile è una figura estremamente importante anche nella storia della nostra azienda. Sono anche lusingato di appartenere all'associazione della Confindustria perché fare associazionismo su un territorio difficile come il nostro è quanto mai importante. E poterci confrontare ogni giorno, anche noi, tra imprenditori, è un fattore estremamente necessario per poter portare avanti le nostre attività. Elmeco. Elettromeccanica Cortese, è un'azienda familiare nata nel 1961. È una storia veramente tutta napoletana perché nasce nei quartieri spagnoli, nella Pignasecca a Vico Saliborio, un vico dove non entra mai il sole. Abbiamo visto quanti eventi nel 1961 cambiano la storia dell'umanità. Nel 1961 è successa una piccola cosa che ha cambiato la storia della nostra vita familiare. Questo è nostro padre, c'è anche qui con me mia sorella Alessandra. Questo giovanotto che qui vedete sulla sinistra aveva una piccola azienda che faceva riparazioni per macchine per bar, ristoranti e alberghi, quindi macchine da caffè, macchine da gelato. E tra i suoi clienti aveva la torrefazione Passalacqua. Non so se qualcuno di voi ha sentito parlare della torrefazione Passalacqua, una delle più antiche che esistono a Napoli. E c'era il signor Ior, proprietario con l'altro fratello della torrefazione, che incontrando mio padre, perché loro facevano la manutenzione a tutti i caffè Messico Passalacqua, incontrando il mio papà, o il nostro papà, gli chiede se è possibile fare la granita con una macchina, perché a quei tempi le granite si facevano da blocchi di ghiaccio. Si compravano questi blocchi di ghiaccio, si facevano le grattate, si mettevano nel bicchiere e poi si buttava sopra lo sciroppo. Questo era il modo di fare la granita. Il signor Passalacqua, che era un imprenditore, anche lui molto illuminato, era un problema comprare il ghiaccio, stoccare il ghiaccio, problemi igienici. Chiedeva appunto se era possibile in qualche modo fare una macchina per evitare tutto questo. Cortese Salvatore, che era bravissimo con le mani ed era geniale nella meccanica, non fece cadere nel vuoto questa richiesta e cominciò a lavorare a questa idea, quella di poter realizzare una macchina per fare le granite. E così nel 1961, nel Vico Saliborio di Napoli, in un vicolo dove non arriva mai il sole, nasce una grande idea che è il primo granitore al mondo. Quindi, certo, non parliamo di computer, non parliamo di grandi invenzioni, però voglio dire, oggi, cioè, per noi è stata un'invenzione che ha cambiato la vita. E poi oggi possiamo dirlo ad alta voce che era il primo granitore al mondo. E ovviamente la prima cosa che fecero, eccolo qui. Lo chiamarono pomposamente Royal, un nome che ha un grande significato, no? Voglio dire, anche un po' presuntuoso se vogliamo, però insomma era estremamente importante. Fu brevettato
e lo cominciarono a presentare in qualche fiera, perché ci sono le fiere del settore, quindi presero dei piccoli stand, non so, un 3x3, per darvi l'idea di quanto erano piccoli, e cominciarono a fare queste fiere. Ebbene, questa, oltre a installare i primi granitori da Passalacqua, ovviamente, che è stato il cliente che aveva fatto questa richiesta, cominciarono a trovare clienti in tutta Italia e si cominciò piano piano, passo dopo passo, a vendere questi apparecchi. Il primo cliente che incontrarono, che fece una richiesta abbastanza importante, fu uno spagnolo. Me lo ricordo ancora, perché poi noi figli piccoli, quando nelle aziende familiari l'azienda si respira continuatamente, anche a casa, perché il papà portava proprio l'azienda a casa e discuteva con la mamma, quindi la prima azienda che trovarono fu l'Automatic di Barcellona, che piazzò il primo grande ordine, che gli fece fare il primo salto nella produzione di queste macchine. 100 macchine della granita volevano. E ovviamente lo spagnolo disse, pensando che aveva davanti una grande impresa, disse: sicuramente per voi fare 100 macchine, voglio dire, sarà un ordine piccolo, ma speriamo di poter crescere. In realtà mio padre e il fratello, mio zio Letterio, quando tornarono quella sera dall'incontro con il signor Villa, non sapevano assolutamente come avrebbero potuto fare queste 100 macchine. Cambiarono luogo, si spostarono a Gianturco, in un'azienda un po' per avere un po' più di spazio, un po' più grande, e lì cominciò questa crescita. L'innovazione all'interno dell'Elmeco è stato sempre un fattore estremamente importante. Mio padre ha sempre sostenuto: noi facciamo solo macchine che possiamo brevettare. Questo è stato il primo concetto che ha messo sulla scrivania anche a noi figli. Noi non possiamo copiare. Per poter crescere dobbiamo fare prodotti originali, esclusivi. E questo vedrete nella storia di questi 60 anni. L'azienda Elmeco è l'azienda che non solo ha fatto il primo granitore al mondo, ma è l'azienda che ha continuato a dettare l'innovazione in questo campo. Infatti, nel 1983, a distanza quindi di 22 anni, l'Elmeco lancia il primo granitore orizzontale. Torniamo un attimo indietro. Questo noi lo chiamiamo granitore verticale erogazione a gravità, perché il prodotto scende per peso dal rubinetto. Questo tipo di macchine, anche grazie al contatto diretto che loro avevano con il mercato, perché in quel periodo loro erano assolutamente a contatto con il cliente finale, loro vendevano, entravano nel bar, quindi parlavano, e quindi i clienti si lamentavano, ma non erano lamenti, erano bisogni. Quindi questi tre fratelli, ma soprattutto mio padre, prendeva queste lamentele e per lui diventavano una specie di spinta al miglioramento del prodotto. A volte noi pensiamo agli inventori come a persone che si svegliano la mattina, no? E dicono: hop, c'è un'idea. In realtà, vivendo io con mio padre e avendo anche la fortuna di aver conosciuto altre persone geniali, per esempio l'ingegner Dascani, che ha inventato il motore della Piaggio, ha fatto per la prima volta alzare un elicottero, ho capito che loro sono persone speciali nell'ascolto. Il mercato esprime dei bisogni, però non tutti sono in grado di prenderli. Però quando parliamo di ascolto, non parliamo di un ascolto che è legato all'udito, è un ascolto molto complesso, estremamente profondo, che permette a queste persone
di far evolvere e creare nuovi prodotti. Questa, quindi, secondo me, praticando queste persone, ho imparato che la genialità è profondamente legata all'ascolto. Questo è importante, lo dico e vi anticipo, che l'ascolto per questa azienda piccola e artigiana era molto semplice anche. Nella sua complessità era molto semplice perché avevano un contatto diretto con i clienti. Quindi non c'era intermediazione. Però le aziende, quando crescono, il momento della crescita delle aziende è un momento estremamente pericoloso, perché la crescita le allontana in qualche modo dal mercato. E tra l'azienda e il mercato cominciano ad esserci delle barriere invisibili, che non si vedono, ma esistono. Cominciamo a crescere, ci sono i distributori hanno degli agenti hanno contatto. Quindi quell'ascolto che prima era diretto, diventa indiretto. Quindi questo sarà un problema che come il MECO cercheremo di affrontare. Poi vediamo come. Quindi passiamo da questa macchina verticale ad una orizzontale. Come succede nella vita, ci sono cose che tu realizzi per risolvere dei problemi e poi scopri che in realtà ne risolvi molti altri. Il problema che noi volevamo risolvere, che loro volevano risolvere a quel tempo, mio papà, nostro papà, era quello di fare in modo che quando si aggiungesse un nuovo prodotto nella macchina verticale, siccome il ghiaccio è più leggero, sale a galla. Quindi il cliente doveva aspettare del tempo perché questo prodotto di nuovo si ricostituisse. Allora cosa fanno? Inventano una macchina orizzontale con una elica senza fine. L'elica senza fine spinge avanti soltanto il prodotto pronto e quindi il liquido resta dietro. Ma il successo di questa macchina non è stato questo, ma la compattezza. Con il MAC, la macchina si chiamerà MAC, mettiamo due campane dove prima andava una sola campana. Mettiamo tre campane dove prima andavano due campane. In un bar che comincia ad affollarsi di tanti prodotti, perché nel 1960 il bar era essenzialmente la tazzulella e il caffè. No? Oggi quando entriamo in un bar abbiamo una possibilità di scelta infinita, no? Quindi tra i prodotti c'è uno sgomitare. Lo spazio diventa essenziale, perché si paga un fitto, quindi bisogna mettere a rendita. Quindi le macchine devono assolutamente occupare poco spazio e rendere molto. Quindi questa è una macchina che ci cambia completamente la vita. Con questa macchina io entro in azienda, sono il primo ad entrare in azienda. E con la poca esperienza che ho, non faccio altro che seguire, ascoltare anche io, guardare, curiosare. E ho una fortuna anche, che mio padre, nostro padre, mi dà la possibilità, ci dà la possibilità di sbagliare. E questo per i giovani, guardate, è essenziale. La cosa peggiore che ci può capitare, parlo come giovane di allora, è avere a che fare con qualcuno che ti vuole controllare e ti dice cosa devi fare. Va benissimo, ovviamente, sapere cosa bisogna fare, però bisogna avere la possibilità anche di compiere degli errori, ad una condizione che dagli errori impariamo. Ed è questa la strada del successo. Noi raggiungeremo il successo perché a lui ci avviciniamo compiendo tanti piccoli errori. E piano piano, durante questo avvicinamento, aggiustiamo il tiro. Io penso che questo è molto importante per il raggiungimento del successo nella vita. Accettare lo sbaglio come qualcosa di estremamente fisiologico per la nostra crescita. Non si cresce se non sbagliamo, assolutamente. Con questa macchina io entro e ho questa passione del viaggio, assolutamente. E capisco che entrare nell'azienda di papà mi dà una grande opportunità di viaggiare. Fino allora loro vendevano qualcosa in Europa,
soprattutto a persone che parlavano italiano, nessuno di loro parlava inglese, io parlavo l'inglese e avevo l'opportunità di girare. E quindi comincio a girare il mondo e cominciamo ad esportare. E questo è stato un punto fondamentale per la crescita dell'Elmeco, l'esportazione. Oggi l'Elmeco è un'azienda che esporta il 98% del proprio fatturato, cioè per noi l'Italia rappresenta soltanto il 2%. Qualche dato, l'anno scorso abbiamo chiuso con 6 milioni di euro di fatturato, che sul 2019 4 milioni e 8. Noi ci raffrontiamo sul 2019, il 2020 l'abbiamo cancellato dalla nostra storia aziendale perché abbiamo avuto una botta del 25% in meno, quindi non lo mettiamo nel... proprio saltiamo, 2019-2021. Quindi facciamo un grande salto e ora a luglio chiuderemo con un fatturato di 6 milioni. Quindi abbiamo una crescita esponenziale del fatturato e purtroppo abbiamo anche problemi legati all'approvvigionamento dei componenti. Non so se siete a conoscenza, però chi legge il Sole 24 Ore oppure anche segue un po' di finanza, questi problemi sono un po' su tutti i giornali. Cina, chiusura per lockdown, sembrano problemi lontani, noi aspettiamo dei componenti dalla Cina che sono completamente fermi perché sono fabbricate e sono fabbricati in città che sono in Cina e sono chiuse per lockdown. Quindi pensate alla tensione anche in produzione, è molto alta. Tant'è vero abbiamo formato un team di persone che lavora sui mancanti dei componenti in azienda. Ecco qua, questo è il mare. Qui abbiamo un po' di cose che abbiamo fatto anche. Quindi 1961, 83 il MAC. Poi cominciamo, ovviamente dobbiamo rispondere anche delle normative. Quindi le macchine vanno tutte quante approvate in laboratori esterni. Lavoriamo molto negli Stati Uniti già. Quindi l'ETL, UL, NSF è un momento importante. E poi abbiamo un po' la storia di tutti i prodotti. Nel 99 facciamo il First Class, 2003 Juison e così via. Fino ad oggi con la rivoluzione del Green, l'abbiamo chiamata. Questo è il First Class. La macchina che avete visto prima, Mac, quando noi facevamo il Mac tutti facevano il verticale. Quando tutti hanno cominciato a fare l'orizzontale, quindi a copiarci, perché poi i brevetti scadono, noi usciamo col first class, quindi siamo sempre un passo più avanti degli altri, perché abbiamo maturato esperienza prima degli altri. Quindi questo è fondamentale, partire per primi ci consente di maturare un'esperienza e di sempre avere contatto con questi reclami dei clienti. No? Il Mac era delizioso, però aveva un problema, che aveva una guarnizione che perdeva sempre, dopo un po' di tempo, siccome lavorava su un asse che si muoveva, dopo un po' di tempo perdeva. I clienti non la cambiavano, la guarnizione, libretti di istruzione, warning, però i clienti non la cambiavano. Il prodotto finiva all'interno della macchina con delle conseguenze abbastanza gravi per il cliente perché doveva pagare poi una manutenzione piuttosto salata, ovviamente la colpa era sua perché non cambiava la guarnizione. Ma la colpa non è mai del cliente, il cliente ha sempre ragione. Questo è il motivo per cui siamo stati spinti a studiare una macchina che si chiama First Class, che è la prima macchina orizzontale senza guarnizione. Quindi oggi ci muoviamo sul mercato dove tutti quanti hanno le guarnizioni, l'Elmeco è l'unica azienda a non avere la guarnizione. Anche qui potete comprendere che l'innovazione viene dall'ascolto. Abbiamo dei clienti che si lamentano, che ovviamente non sono disposti a pagare queste riparazioni, la manutenzione costa troppo, non importa se sono... Loro dicono, no, la risposta è ma se noi dimentichiamo di cambiare la guarnizione io devo patire tutto questo danno. Quindi era inaccettabile. E così abbiamo finalmente trovato questa soluzione. Con la macchina precedente, il Mac, abbiamo venduto, così per dare qualche referenza,
alla Samsung, il Mac, è stato venduto alla Samsung in Corea, che hanno comprato circa 3.000 macchine con il marchio appunto Samsung, prodotte da noi. Poi ci fu una crisi delle valute in Asia che ci interruppe questa collaborazione con gli asiatici. Con la macchina precedente abbiamo fatto macchine con marchio Faema, che è una prestigiosa macchina da caffè, oggi appartenente al gruppo Cimbali. Questo per dirvi che ogni volta che lanciavamo una novità, una innovazione, avevamo opportunità di business e nuovi scenari che si aprivano. E naturalmente nuove esperienze. Vabbè, io non mi voglio dilungare ora molto sul prodotto, però questo nuovo prodotto First Class ci ha permesso di lavorare sulla flessibilità, modularità, igienicità, era anche importante. Per svitare il contenitore, per esempio, nella macchina precedente, Mac, c'erano delle viti. Le norme si evolvono e per pulire la macchina il cliente non deve usare alcun utensile e quindi questa macchina risolve tutto questo tipo di problemi. Il design, che diventa estremamente innovativo, l'autodiagnostica, il total cold, che è anche un nostro brevetto, e poi la garanzia. Non mi voglio dilungare. Sulla garanzia oggi noi siamo l'unica azienda al mondo, nel nostro settore ovviamente, che gli altri danno un anno di garanzia, noi diamo 5 anni sul compressore, 3 sull'elettronica e 2 sul motore riduttore. Poi c'è anche la possibilità di fare un'estensione della garanzia successivamente alla vendita a 5 anni, quindi estremamente lunga. Nel 2005 sbarchiamo negli Stati Uniti, sempre per quello che vi dicevo prima, cercavo di raccontarvi prima. Noi negli Stati Uniti non riuscivamo mai a vendere più di 600-700 macchine, lavoravamo con i distributori. Un giorno proponiamo ad un ragazzo giovanissimo, 24 anni, praticamente partito come me, si chiama Matteo Commers, e gli proponiamo un progetto. Aveva appena finito l'università, di andare a sbarcare negli Stati Uniti. Lui farà due anni in Italia per imparare l'italiano, perché non è italiano, dopodiché fa 2 anni avanti e indietro per gli Stati Uniti, facciamo uno studio di mercato, nel 2005 apriamo l'ufficio e lui diventa responsabile di questo ufficio all'età di 28 anni. Un ragazzo giovanissimo, un'impresa importante nelle mani di un ragazzo, però mio padre ci ha dato la stessa fiducia, noi eravamo giovani. E noi abbiamo fatto la stessa cosa. E oggi in metà del fatturato di cui vi ho parlato va a finire negli Stati Uniti, con grande nostra soddisfazione. Prima non riuscivamo a vendere più di 600.000 euro, oggi vendiamo 3 milioni di euro ed è un mercato in crescita per noi. Purtroppo nel 2005 abbiamo questa sfortuna di aprire il deposito a New Orleans. A maggio del 2005 acquistiamo questo bellissimo capannone, ci facciamo un training center, settembre 2005, Katrina, tutto distrutto. Neanche siamo partiti, tutto quanto fu distrutto. Io e Matteo riuscimmo a entrare in questa zona praticamente devastata da questo uragano, case distrutte, barche in mezzo alla strada, macchine una sopra l'altra. Avevamo la speranza, perché vedevamo da Google, vedevamo dall'alto il nostro capannone e sembrava che forse così, una piccola speranza che qualcosa si fosse salvato, ma quando aprimmo la porta, a parte il capannone era devastato, ma praticamente era tutto completamente distrutto. Però ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo continuato. Ovviamente non siamo più a New Orleans, siamo trasferiti a Charlotte. Abbiamo imparato che prima di aprire una nuova sede, meglio vedere il clima e come funziona. Sicuramente da allora siamo lontano dalle zone dove ci sono cicloni e uragani e terremoti. Questa è la macchina Big Biz, questa è compatta. Anche qui c'è un cliente spagnolo che ci domanda una macchina piccola da 5 litri e noi la lanciamo. E guardate
la combinazione della vita, no? Questa macchina non avrà successo per la granita, ma diventa la macchina per fare il caffè del nonno. Nasce questo, per una coincidenza strana, nasce questo mercato del caffè del nonno e tutti i torrefattori chiedono macchine piccole, compatte per lavorare questo prodotto. L'Eraclea diventa nostro cliente, seguito da Alessandra, vendiamo 7.000 macchine soltanto all'Eraclea con questo prodotto. A volte si fanno così, si risponde a una domanda e si scopre un mercato ancora più grande. Questa è l'ultima macchina, una macchina piccola per fare la crema gelato. Anche questa sta crescendo nei numeri. Ultimamente abbiamo chiuso dei contratti con la ditta Baz in Israele, moltissime. È una macchina nuova che sta crescendo e ci sta dando molte soddisfazioni. Idonea per fare crema gelato, milkshake e sorbetti. Anche Premier Inn in Inghilterra. Vedete, fa un gelato che noi chiamiamo soft. Ecco qui. Oggi abbiamo una sede negli Stati Uniti, la nostra sede è qui a Napoli, e proprio pochi giorni fa abbiamo versato le quote per aprire la prima società in India. Quindi siamo già partiti in India, a giugno parte il primo container, e l'India sarà la nostra base per sviluppare tutto il mercato asiatico. Ancora una volta con un ragazzo giovane che si chiama Orlando, che ha 28 anni e che lo stiamo preparando per affrontare queste esperienze. Qui mettiamo i nostri valori, concetto diverso, cerchiamo di valorizzare il lavoro all'interno della nostra azienda, cerchiamo di lavorare anche per la nostra soddisfazione, non solo quella del cliente, ma ovviamente è importante avere un team motivato all'interno dell'azienda per poter raggiungere traguardi importanti. Attenzione al miglioramento, sensibilità di tutti, capacità innovativa. Ora voglio... ecco qui. E allora vediamo poi tutti i protagonisti di questa crescita. Va bene, Umberto Cortese sono io, Alessandra l'abbiamo qui con noi, lui è Matteo, che vive negli Stati Uniti. In questo momento è diventato direttore commerciale dell'azienda e segue praticamente tre persone, una in Sud America, Centro Sud America, una persona che fa l'Asia e un altro che fa EMEA. Osvaldo è la persona che lavora in Sud America, Orlando segue l'Asia, parla benissimo indiano e cinese, Pasquale Paone che segue l'EMEA, Rosa Fioretti ufficio acquisti, Stella all'amministrazione, poi abbiamo Alessia che è all'ufficio vendite, Ciro Giuliano customer care, Salvatore sviluppo e progetti, ricerca e sviluppo anche Narducci, produzione Carmine Gagliotta e manager di magazzino Raffaele Natale. Questa diciamo, è la prima linea della nostra azienda, che mi fa piacere presentarvi anche se non sono qui con noi. Questo è qualche referenza, siamo entrati, non so se siete stati a Londra e se conoscete Pret a Manger a Londra, è una catena che... 600 shopping, siamo entrati, abbiamo installato le prime 50 macchine, poi lavoriamo con la Nestlé, Jestic, Slush Puppy, Pepsi-Cola, Coca-Cola. Tra pochi giorni partono due ragazzi per andare in Sudafrica perché abbiamo un progetto con la Coca-Cola in Sudafrica. Questa è un po' la linea del tempo. Faccio osservare, no? Anche un'altra cosa, 1961, poi 1981 nasce il Mac, scusate, 1983, poi abbiamo il 2000, poi abbiamo 2003, 2005, 2005, 2011. Quello che faccio osservare, no? Che l'innovazione quando abbiamo iniziato era molto dilatata nel tempo. Ora i tempi di innovazione sono necessariamente più stretti perché la competitività è diventata estremamente più importante e quindi i tempi di reazione devono essere molto più veloci. E questo è molto importante.
2015, 2016, 2017, vedete, lanciamo continuatamente prodotti nuovi. Il mercato cerca prodotti nuovi, cerca nuove opportunità. Questa è l'ultima installazione al propano perché per rispettare l'ambiente abbiamo introdotto l'R290 che è propano al posto di questi gas che distruggono l'ozono come i freon. Okay. Rapidamente voglio passare all'altra, scusi, come si passa all'altra presentazione? Rapidamente, non voglio quanto... Siamo andati un po' lunghi, va bene, allora io evito di fare... L'importanza della capacità di leggere il mercato per poter orientare l'innovazione, quello che è stato detto, la capacità di cogliere i segnali che arrivano. I segnali arrivano da dove? Dalla domanda. Allora, già dall'inizio, Passalacqua, per chi non lo conosce Passalacqua stiamo parlando del livello top per quanto riguarda la qualità del prodotto caffè da noi, e non solo da noi, da un input, qualcuno è capace di immediatamente comprendere qual è il bisogno a cui cercare di rispondere, e questo poi diventa il leitmotiv di tutto il percorso di crescita dell'impresa. Una crescita che, come avete visto, ne abbiamo parlato più volte, no? La logica è si parte da piccoli, poi si passa a una fase industriale, poi eventualmente si va sui mercati esteri, lo si va con attività di esportazione inizialmente, poi si inizia a creare una rete di distribuzione per cercare di penetrarli. Tutto questo però tenendo sempre sotto controllo, quello che diceva prima, una capacità di innovare continuamente per poter rispondere alle esigenze del mercato. Diciamo, il valore aggiunto che noi abbiamo come nuova generazione è quello di aver formato all'interno, costruito all'interno dei processi che in qualche modo garantiscono l'ascolto. Fondamentale questo. Per non perdere questo contatto con il mercato. Questa è una delle ragioni per cui stiamo aprendo filiali direttamente, per esempio, per andare lì direttamente sul posto ad ascoltare, perché è la chiave del successo e in questo crediamo fermamente. Quindi, leggere il mercato, leggere i fattori anche che vanno al di là del mercato, quindi ambientali, macroambientali se volete, no? Il discorso sul clima è fondamentale, oggi c'è tutto l'orientamento green che ovviamente ha portato anche degli stimoli sull'innovazione. Altra cosa importante, l'errore da un lato, l'importanza di sbagliare ma comprendere gli errori, perché dagli errori si possono tirare fuori, e Steve Jobs ce l'ha raccontato con la sua storia, no? Se facevo riferimento a questo, le opportunità che nascono dal caso, no? Vi ricordate il caso del post-it, 3M, eccetera, eccetera. In questo caso si passa da una macchina realizzata per un certo tipo di prodotto, poi si vede che c'è un bisogno del mercato che guarda caso, sta sviluppando un nuovo tipo di prodotto, e parliamo del caffè del nonno, la crema di caffè, eccetera, e questo, la capacità di cogliere immediatamente questa opportunità. Il percorso di scelta strategica, noi abbiamo detto, esiste una strategia emergente, no? La capacità di cogliere segnali immediatamente e cambiare anche la strategia in funzione di quello che sono. Questa è una grandissima capacità. E le imprese più innovative, anche più piccole di dimensione, hanno questa grande capacità, secondo me. Questa è una cosa che va sottolineata. Quindi la capacità immediatamente di poter cogliere questi segnali e trasformarli in un'opportunità. Poteva essere un problema, no? Potrebbe essere un problema e diventa invece un'opportunità. Questo è fondamentale. Ottimo, sì. Se ci sono delle domande? Sì, innanzitutto è proprio l'ascolto, perché in questo momento abbiamo delle persone che girano per noi e tornano sempre con delle domande nuove che i clienti fanno. E noi non alziamo mai, non facciamo mai spallucce, ci giriamo dall'altra parte, perché... Stiamo andando alla grande, 6 milioni di fatturato soltanto fino a luglio. Da 4 dire... 8 a 6 milioni sono il 25% di incremento in un anno se eliminiamo il lockdown. Quindi potremmo benissimo dire vabbè, stiamo bene così. Invece è importante che facciamo parlare queste persone che vivono a stretto contatto, si dice quelli che vanno sul marciapiede tutti i giorni, no? Vengono e ci portano dei bisogni nuovi e noi siamo lì ad ascoltarli e non ne sottovalutiamo mai uno. Ecco, per esempio noi abbiamo questo, lo chiamiamo change board, è una piccola struttura all'interno dell'azienda che quando arrivano richieste nuove, noi le analizziamo insieme e c'è l'ufficio acquisti,
c'è l'ufficio tecnico, ci sono io, c'è anche la produzione, sempre in team, in modo che noi possiamo valutare tutte le proposte a 360 gradi, portando sul tavolino le competenze di tutti. Anche questo è stato importante, perché noi abbiamo avuto bisogno, noi figli di Salvatore Cortese, di prendere quest'uomo che sostanzialmente era un lavoratore solitario, no? Era un'azienda artigiana, e cercare di estrarre un metodo, un insegnamento che lui ci aveva dato, e come renderlo possibile. Nessuno è geniale come Salvatore Cortese, però abbiamo capito che se noi ci mettiamo insieme possiamo riuscire anche noi a costruire progetti nuovi ed andare avanti. Grazie. Io mi ero preparato tante cose, però devo riprendere un paio di punti che Umberto ha tracciato e che il professore ha rimarcato. E uno è quella dell'originalità. Perché è vero che nessuno inventa niente, anche Einstein per la sua teoria si era rifatto ai greci. Ma è anche vero che tracciare sentieri originali dà grandi soddisfazioni e crea delle opportunità di mercato. Il papà dei nostri amici qui gli diceva: non fate cose che non potete brevettare. Quindi l'originalità è stata una delle cifre della mia vita professionale. Poi quello che il professore ha voluto rimarcare è quello degli errori. Io vi regalo quello che hanno regalato a me alcuni amici dell'Enel, che essendo diventata un'azienda globale in tutto il mondo spendono molti soldi per la formazione del personale. E vi regalo questo, che va in coda a quello che ha detto e ha rimarcato il professore. Sbagliare è fondamentale. Fare sempre gli stessi errori è una tragedia. Non sbagliare mai è peggio, perché vuol dire che si è creato un'area di comfort e nessuna impresa, nessun imprenditore, nessun manager può tollerare questo. Quindi io non faccio altro che mettere anche il mio carico su questo concetto, che è veramente basilare per la crescita e lo sviluppo. Io non sono laureato, mi pongo, con emozione, come diceva il professore, perché mi rendo perfettamente conto che voi siete come le gemme nella foresta, siete le speranze. Io nasco da una famiglia non di imprenditori, non ho avuto il privilegio, la fortuna che hanno avuto i nostri amici di avere una famiglia, un papà che abbia inventato o avviato l'azienda. Sono quindi quello che si definisce un imprenditore di prima generazione. Per cui posso dirvi che ero pieno di sogni alla vostra età, pieno di speranze, e quello che mi ha contraddistinto è stato prevalentemente il fatto che volessi tracciare dei sentieri originali. Non solo, ma anche una grande curiosità. L'idea di far mettere le gambe alle mie idee e vederle andare in giro per il mondo. Questo è stato, un po' la mia spinta, quello che mi ha in qualche maniera alimentato. Mi chiedono di raccontarvi un po' di più. Io posso dirvi, per esempio, che non essendo un tecnico, non essendo un imprenditore di seconda, terza, quarta generazione, io sono andato avanti molto con l'istinto. E devo dire che ancora oggi io lavoro molto con la pancia, lavoro molto con l'istinto, perché le opportunità, come diceva il professore, sono quelle che tu riesci a cogliere. I tram passano, ma c'è chi li vede, chi non li vede. Due persone guardano la stessa cosa, se ce la raccontano probabilmente sono due prospettive completamente diverse. Quindi questo mi porta a dirvi che la differenza la fate voi, la fate
con la vostra capacità, con il vostro istinto, con la vostra voglia di interpretare il ruolo che vi hanno dato, che vi siete dati. E quindi noi come ESA nasciamo tanti anni fa, forse nel 96, dopo una prima esperienza durata pochi anni, e siamo partiti con una specializzazione. Io, questo è quello che vedono i ragazzi, giusto? Bene. Come vedete noi... sì, grazie. Allora, noi praticamente, come vedete, abbiamo due divisioni. La divisione impianti, che è quella della protezione catodica. Questo è simpatico, per esempio, per darvi l'idea di come il professore diceva cogliere le opportunità. Io sono la testimonianza di quello che il vostro professore ha detto. Io ero un giovane che non aveva nessuna cognizione tecnica, però già mi occupavo di vendita. E un giorno capitai in una grande raffineria e vidi due uomini vestiti di bianco con dei tester in mano. Non riuscivo a capire, però erano intriganti, perché facevano movimenti come quelli che noi chiamiamo i vecchi mastri, nessun movimento inutile, tutto preciso, sa già cosa deve fare e come lo deve fare. E quindi questi tecnici mi affascinarono, perché io percepii che c'era una professionalità, che c'era una passione. E poi ho chiesto, ma che fanno quei due lì? Dice, no, sono due svedesi, perché erano alti, biondi, quindi si vedevano proprio. E mi raccontarono che facevano la protezione catodica. E che è questa protezione catodica? No, veramente noi corrodiamo, si corrodono i tubi e loro fanno in modo che non si corrodano. Per un idealista come me, anche un po' sciocchino, questa era un'idea fantastica, cioè la possibilità di fare un lavoro nel quale non solo c'erano pochissimi, se non nessuno nel sud Italia, ma addirittura di una valenza sociale straordinaria. Quindi noi proteggevamo le condotte idriche e del gas interrate. E quindi da questa mia intuizione, da questa mia percezione, è nata una divisione che ancora oggi dura, va avanti, cresce, e addirittura qualcuno dice che forse oggi siamo tra i primi in Italia, che voglio dire, per la realtà meridionale, così come quella dei nostri amici cortese, non è cosa da poco, non è una cosa che nasce dal nulla. Poi la divisione digitale nasce invece da un altro episodio dello stesso genere. Eravamo in un'epoca in cui, come accennavo prima ai miei colleghi, in cui sembrava che le tubazioni in acciaio, che sono quelle soggette alla corrosione, dovessero essere sostituite dal polietilene, dal PVC, quindi roba che non si corrode. Ti fa ridere questa cosa? Ti fa ridere questa cosa? Sì? Dico a te? Sì? Merci. E dunque, che cosa succede? Che cominciamo a pensare che forse dobbiamo cambiare qualcosa, rischiamo di andare in un baratro, perché se il mercato comincia a usare tubi in plastica, noi che proteggiamo più? Qui vi segnalo un punto: avere visione è importante. Non riuscire a guardare, diciamo, lontano è una cosa che crea dei grossi problemi ad un'impresa, ad un imprenditore. Quindi cominciamo a dire, ma che faremo se tra 2 o 3 anni non ci saranno più condotti in acciaio da proteggere? E allora, grazie alle mie relazioni internazionali, che sono state sempre coltivate per la mia curiosità da quando ero giovane, siamo entrati ad un certo punto in contatto con un'azienda svizzera che si era inventata una cosa 25 anni fa che proprio non serviva a niente. Era un piccolo bottone d'acciaio con una memoria elettronica che poteva servire per tracciare i componenti di impianto piuttosto che, diciamo, impianti interi, lasciando traccia come su un post-it elettronico di informazioni che potessero aiutare l'operatore che si trova lì in quel momento. E 25 anni fa quest'idea era da martiri, perché praticamente il digitale, il 4.0 sono entrati grazie ai tedeschi,
che hanno cominciato a introdurre il 4.0, poi dopo si è diffusa quest'idea. Ma noi 25 anni fa abbiamo, grazie a un bisogno, che era, Umberto, era il nostro, non era quello del mercato, abbiamo cominciato a guardarci intorno e quindi ad anticipare un po' i tempi. Però l'abbiamo anticipato un po' troppo, perché se dopo 25 anni siamo ancora all'avanguardia, siamo stati anche fortunati, perché questo è un altro aspetto fondamentale. Il timing in cui si fanno le cose. Le cose non possono essere fatte solo perché sono cose giuste, perché sono belle idee. Vanno fatte nel modo giusto, ma soprattutto nel momento giusto. E quindi l'azienda è andata avanti un po' così, con un capo un po' visionario, con un capo un po' alternativo, che però ha messo su queste due divisioni e siamo andati avanti poi allargando i settori di attività. Perché? Perché ci siamo resi conto, questo è un aspetto che diciamo trovo molto importante e interessante, se tu vendi prodotti per un ristorante, magari tovaglie, nessuno vieta che nel momento in cui visiti quel cliente tu possa proporgli le posate, i bicchieri, piuttosto che altro che ha a che fare con il lavoro di quel ristorante. E quindi noi abbiamo fatto questo, ci siamo resi conto che le attività di protezione dalla corrosione, che noi chiamiamo tecnicamente protezione catodica, potevano essere affiancate da altre attività, la ricerca perdite, gli impianti elettrostrumentali. Questo è stato uno degli esempi di come noi siamo stati capaci di sviluppare il mercato, ma di sviluppare anche l'azienda, perché come giustamente ci raccontavano i colleghi prima, per poter affrontare certe sfide ti devi mettere in condizioni di poterlo fare. Tra l'altro Umberto e anche te, scusami, Alessandra, mi ha molto colpito questa vostra esperienza a New Orleans, perché ne ho avuto informazioni da amici, ma voi invece siete stati lì. Voi avete dovuto scoprire con i vostri occhi quello che era successo ai vostri sacrifici. E quindi veramente questa cosa, devo dire, mi ha molto colpito, perché esperienze di questo genere formano moltissimo. Io sono stato anche invitato... Divisione digitale, ragazzi, io cosa posso dirvi? Forse voi potreste insegnarmi sul digitale. Noi non facciamo altro che utilizzare una tecnologia svizzera che si chiama Smart Point, un piccolissimo bottoncino d'acciaio inossidabile e dentro c'è una memoria elettronica, un post-it elettronico. Quello che ci scrivi, quello ci trovi. Se lo metti sulla ruota di un treno, dopo 20 anni puoi ritrovarci quello che è stato scritto 20 anni prima, oppure quello che dinamicamente si può scrivere ogni volta che si fa un intervento, ogni volta che si vuole tracciare un guasto particolare, eccetera, eccetera. E noi intorno a questa tecnologia abbiamo costruito una nostra filosofia, che è quella di dare evidenza di chi ha fatto cosa e quando e come, soprattutto. E questo è uno degli elementi che mi piaceva sottolineare. E infatti avete trovato sui vostri banchi un portachiavi che simboleggia poi la tecnologia Smart Point. Io mi auguro che Giulia, Stefano, che mi hanno accompagnato, tra 20 anni troveranno qualcuno di voi che è il capo dell'ingegneria di Ansaldo piuttosto che di ABB e ci chiama, o chiama loro, perché io forse sarò in India. A proposito, io ho una casa in India, a Goa, quindi a Goa, sì. Sì, molto bene, sì. Devo dire, sono 15 anni che io ho il piacere di andare in India. Allora, ragazzi, quindi per chiudere, o meglio, per cercare di sintetizzare tutto questo, qual è la filosofia? La filosofia, che è una parola grossa, la filosofia, molto grossa. Carpe diem, qualcuno ha visto il film? Significa cogli l'attimo. Il professore l'ha detto chiaramente prima. Essere capaci di leggere la realtà, di interpretarla e di saperne trarre un insegnamento. La cura dei dettagli. La cura dei dettagli. Parlando
con una persona ci sono tanti segnali che arrivano, tanti. Quante volte ci siamo illusi che una relazione sentimentale o un rapporto professionale andasse in un certo modo? Quante volte? Poi è andato male e rimaniamo delusi, ma se ritorniamo indietro capiamo che i segnali c'erano, non li abbiamo colti, non li abbiamo voluti cogliere, ma i segnali ci sono. Quindi i dettagli, non essere di fretta, non essere pressé, come dicono in francese, ma prendersi il tempo per capire, osservare più che parlare. L'ascolto, diceva Umberto e Alessandro, perché il vostro è un intervento a due mani, era chiaro. Dopodiché la velocità di azione, il timing l'abbiamo detto prima. L'apertura al nuovo è e rappresenta evidentemente la base per l'evoluzione. Essere capaci di guardare al nuovo senza pregiudizi, consolidare e guardare al nuovo, consolidare e guardare al nuovo. Essere prevenuti non aiuta. Certamente questo è una cifra caratteriale a volte delle persone. Devono sapere, quelle persone, che non sono sbagliate loro, forse è sbagliato il mestiere, non possono fare gli imprenditori, perché un imprenditore non può avere prevenzioni. Così come un manager non può avere prevenzioni, deve avere la capacità di ascolto e deve avere la capacità di capire chi ha di fronte. Quindi apertura al nuovo e soprattutto l'interpretazione del ruolo. Io diverto sempre i miei collaboratori con un esempio, quello del, mi farà ridere forse, ma quello del portiere del palazzo. A chiunque sarà capitato di entrare in un palazzo e c'è un portiere che non ti fa manco mettere il piede dentro e ti ferma. Dove vai? Ma ti sta aspettando? Aspetta, adesso la chiamiamo la signora. Poi vai in un altro palazzo. Passa, è quello che sta lì, che legge il giornale, piuttosto che guarda la TV, o fa finta di non vederti, proprio per non interagire. Bene, se analizziamo il ruolo, quelli sono due portieri di palazzo. Se andiamo a vedere, se avessero un mansionario, avrebbero lo stesso mansionario, ma l'interpretazione del ruolo cambia da persona a persona. E questo voglio dire quando parlo di interpretare il ruolo. E non ve lo dovete immaginare solo per voi, ma lo dovete immaginare anche per i vostri colleghi, i collaboratori, ai quali dovete permettere di esprimersi. Prima sentivo che si parlava di cosa, come. Nella mia esperienza professionale, con, ripeto, manager di grandissime aziende molto strutturate, che quindi hanno avuto spazio per la formazione, mi si dice sempre cosa bisogna fare lo decide il capo, come lo decide il collaboratore, perché bisogna lasciare lo spazio al collaboratore di esprimersi e di dire la sua, ed è anche un modo per valutarlo, perché questa è una cosa che pure mi fa sorridere, perché penso ai momenti in cui ho avuto questi confronti e certe volte, come capita a voi, non si apprezzano in quel momento certe discussioni, certi scambi. Ma mi diceva un amministratore delegato di un'azienda del gruppo Siemens, mi diceva: se ti devi arrampicare su un albero, ti prendi una scimmia, mica insegna al coccodrillo ad arrampicarsi. È questo il senso dell'interpretazione del ruolo. Poi diciamo che sì, ma io vede, vorrei andare dopo molto velocemente sulle nostre soluzioni, perché loro non sono dei potenziali clienti, sono semplicemente dei potenziali, come dire, divulgatori futuri. Quindi siccome gli lasceremo, credo, qualcosa, materiale, esatto. Io invece, veramente professore, io vorrei cogliere l'occasione per esprimere più, che ne dice lei? Cioè c'è anche, diciamo,
qualche altra cosa che mi ero segnato, che volevo trasferirvi, perché poi non c'è niente di meglio che cercare, diciamo, di trasmettere il proprio sapere, no? Ovviamente a chi vuole ascoltare, non certo. Quindi io, per esempio, una delle cose che ho cercato sempre di fare e cerco di fare ancora è quello di creare una comunità. Perché oggi con una parola inglese si dice team, ma io la chiamo comunità, una comunità di persone che lavora insieme, fanno l'azienda. L'azienda è fatta da uomini, da donne, da persone, e quindi queste persone devono stimarsi, devono comunicare tra di loro nel modo più efficace, devono avere la possibilità di stare bene insieme. Infatti noi abbiamo creato un ambiente di lavoro dove, quando vengono i clienti, io non parlo dei collaboratori, ma parlo dei clienti, parlo dei fornitori, non se ne vorrebbero andare più. Mi ricordo che abbiamo avuto la visita del sindaco De Magistris. Quando è arrivato il suo collaboratore mi ha detto: guardi dottore, il sindaco un quarto d'ora se ne deve andare. Va bene, noi siamo qui. È stato 2 ore, 3 ore, non voleva andare via più, abbiamo dovuto prendere la mazza per mandarlo via, che avevamo da fare. Allora ragazzi, io volevo anche, diciamo, dire quindi che, a mio avviso, nella mia esperienza, ci sono 2 fattori chiave per interpretare i ruoli, per poter affrontare le sfide di gestire un'azienda: il temperamento e l'esperienza. Il temperamento è una parola che ne comprende, ha un mondo di significati. La possiamo declinare, per esempio, come attitudine, come talento, curiosità. Queste sono delle doti innate. Io non credo che qualcuno di voi abbia scelto con quali occhi, di colore degli occhi nasce, né con che tipo di capelli nasce. Noi nasciamo con un patrimonio genetico che determina il nostro modo di essere. Quindi il talento, per esempio, è sparso come il formaggio. Noi abbiamo scoperto, parlando con molti giovani, perché abbiamo creato un'accademia che si chiama ESA Share and Fly, cioè ESA condivide e i giovani volano, dove ci siamo accorti che molte volte ragazzi come voi parlano di cose di cui non conoscono esattamente i contenuti. Quando ho chiesto a un giovane: cosa vuoi fare tu? Mi dice: software. Ah, dico, benissimo, quindi vuoi sviluppare software? Sì, sì, sì. Ah, quindi tu aspiri a diventare un pollo d'allevamento? E lui mi comincia a guardare. Dico no, perché in genere le grandi aziende di software ti mettono in un open space 20, 30, 40, 50, 100 persone, magari su 2, 3, 4 piani, stai 10 ore al giorno con la testa nel computer a scrivere codici. Allora lui mi guardava come dice: ma di che sta parlando questo? Allora io, quando ho capito che lui aveva capito, gli ho detto: secondo me hai visto troppi film di Tom Cruise. Non è così, non funziona così la realtà. Però abbiamo avuto anche dei casi opposti, cioè dei casi dove ragazzi elettrotecnici sono venuti da noi nell'esperienza formativa dell'Accademia e hanno scoperto che la protezione catodica è un'attività interessantissima di cui non avevano mai sentito parlare, eppure era basata sugli elementi che loro conoscevano: la differenza di potenziale, la capacità del terreno di far passare la corrente più o meno, la resistenza di isolamento. Hanno scoperto proprio un mondo completamente nuovo. Quindi diciamo che il talento è innato, ma non sempre è noto anche a noi stessi. Quindi, ritornando indietro, temperamento ed esperienza. Sul temperamento dovete fare molta attenzione, vi dovete interrogare, vi dovete sperimentare, dovete capire, dovete conoscere. Una delle cose che ha alimentato la mia vita di imprenditore è stata la curiosità. La curiosità. Non ho smesso mai di chiedermi perché o di cercare di capire.
Ora, io sto leggendo un bellissimo libro che poi mi ero segnato da qualche parte che vi dirò, che parla un po' della realtà e di come noi la percepiamo. E questo libro ad un certo punto arriva al codice genetico. Il codice genetico è quello che noi siamo. Noi non siamo capelli, barba, piedi, unghie. Noi siamo essenzialmente un codice genetico che ha un solo obiettivo, sopravvivere. E sopravvive adattandosi, adattamento. Quindi questo è quello che noi facciamo quotidianamente, sia nel privato che nel pubblico. Siccome spendiamo tanto tempo nel lavoro, evidentemente questo concetto è estremamente importante. La capacità di adattamento. Quindi diciamo che l'esperienza si innesta su questa nostra capacità di adattamento che viene dal nostro temperamento ed è fondamentale però, perché anche una pianta super infestante che abbia un codice genetico forte, capacissima di andare avanti diciamo, nella sopravvivenza, ma se la tiri, professore, non cresce più velocemente. Quindi l'esperienza va fatta, non si compra al supermercato come il tempo ed è indispensabile, non date mai cose per scontate, mai date cose per scontate e pensate sempre di non essere arrivati. Perché? Perché quando morirete imparerete a morire, quindi c'è ancora qualcosa da imparare. Credo, diciamo, di aver detto tutto quello che sinceramente pensavo potesse essere utile. Voglio lasciarvi solo con qualche piccola pillola che può essere meno, diciamo, visionaria, meno generica e più concreta. Abbiamo detto comunità uguale azienda. I nostri amici ce l'hanno detto prima, ci riuniamo tutti, parliamo, discutiamo. Ma questo è possibile se le persone si stimano, se le persone hanno un dialogo, come dire, chiaro, diretto, sereno. Autorevolezza, non autorità. Perché chi si muove con autorità non deve mai lasciare il pezzo, deve stare sempre lì, continuamente a monitorare. Tant'è vero che noi lo vediamo nelle dittature, dove praticamente non c'è libertà. Invece l'autorevolezza crea fiducia, crea un clima di stima e motiva chi ha il motore. Perché chi non ce l'ha il motore non cammina, c'è poco da discutere. Dopodiché, un'ultima cosa che forse riesco ad avvicinarmi al tema è quella dell'organizzazione. In generale io vi porto la mia visione, che è quella di un'organizzazione di tipo matriciale. L'organizzazione di tipo matriciale, magari alla matriciana, perché fatta in una maniera non esattamente, perché si confronta con quelle che sono le classiche organizzazioni di tipo gerarchico. Che cos'è un'organizzazione matriciale? Ve lo dico in maniera molto semplice. L'organizzazione matriciale è quella che affida un compito, ma poi trae spunto dalle capacità del singolo per introdurlo su gruppi di lavoro specifici. Quindi se io sono uno che fa la protezione catodica, ma ho la passione per l'informatica, nel momento in cui il gruppo digitale ha bisogno di trovare una soluzione nuova a un problema proposto, io che faccio la protezione catodica, con la mia passione per l'informatica, posso portare il pensiero divergente. Questo significa l'organizzazione matriciale. Quindi vuol dire però una complessità,
perché la persona che vive il suo ruolo in un'organizzazione di tipo matriciale è come se avesse due capi. Uno è funzionale alla sua carriera e l'altro, e quindi quello che gli dice cosa fare tutti i giorni per la protezione catodica, e l'altro è funzionale ai vari progetti dove lui partecipa e porta le proprie competenze. Quindi questo vuol dire che un'azienda che è capace di organizzarsi in questo modo sfrutta al 99%, perché il 100% il professore ve l'ha insegnato, non esiste al mondo, ma al 99% sfrutta le proprie potenzialità. Questo, per farvi un esempio, e chiudo professore, l'organizzazione matriciale l'hanno organizzata la NASA, l'ABB, l'Enel, nell'organizzazione Worldwide. Sapete che Enel è una delle aziende italiane che negli ultimi 15 anni è cresciuta a livello globale? Lo sapete o no? Ve lo dico io allora, perché questo deve essere un orgoglio per voi. L'Enel ad un certo punto ha dovuto cedere per legge tutta una parte delle proprie centrali di generazione, ha incassato moltissimi soldi, ha acquisito Endesa, un'azienda spagnola di elettricità, la quale Endesa ha portato Enel immediatamente in tutto il mercato del Sud America. E poi hanno continuato ad investire in Canada, negli Stati Uniti, in Russia e Romania. Questa è una cosa molto importante per l'Italia, perché l'Italia non ha aziende di questo livello, tranne l'ENI evidentemente. Mentre invece per quanto riguarda l'organizzazione gerarchica, la Siemens. Ora io vi racconto solo della Siemens, quello che dicono i dipendenti della Siemens con l'organizzazione gerarchica, dove nessuno parla con l'altro dipartimento. E allora la barzelletta, professore, sa qual è? Che se io ho un problema così, questo problema, se non si risolve a questo livello, sale, ma diventa così. E poi non si risolve, sale e diventa così. E questo è il limite dell'organizzazione gerarchica. Ora, abbiamo finito. Lei è già andata avanti. Benissimo. No, vabbè, perché mi ha detto di andare velocemente avanti. No, perché appunto non credo che ai ragazzi interessi moltissimo, però avere cognizione, visto che siamo arrivati fin qua. Dare un po' di spazio alle domande. Prima si è parlato dei collaboratori, volevo di dare spazio ai collaboratori e volevo sapere se c'era qualche suggerimento, qualche piccolo segreto nel caso in cui diciamo ci si trovi a lavorare con un collaboratore magari che si pensava essere molto bravo e poi si rivela essere non troppo performante, e se nel caso diciamo di questo, chiamiamolo errore, se si attribuisce questo errore magari all'imprenditore, al capo, oppure a un'incompatibilità, non lo so, diciamo se c'è un consiglio diciamo riguardo questo tema. Tutto io. Ma bravo, prego. No, io... La domanda è impegnativa, non è banale. No, la domanda non è affatto banale, perché vedi, uno degli aspetti più importanti è quello di far lavorare gli altri. Perché se non riesci a far lavorare gli altri, a motivarli, grazie professore, evidentemente sei, diciamo, un po' troppo in ritardo. Vedi, bisogna tenere conto del fatto che quando alle persone vengono date delle opportunità, poi dopo diventa sempre complicato fare marcia indietro. Quindi l'imprenditore ha delle responsabilità, ma non solo l'imprenditore, anche il manager che gestisce uomini. Per cui, secondo me, quello che bisogna fare è bisogna veramente essere attenti, studiare un po' le persone, fare le domande giuste. Uno dei libri che mi ero segnato, poi dopo magari vi cito, è proprio quello di... il libro parte al contrario, dice risposte al top a domande tough, cioè difficili, complicate, diciamo brutte, domande che ti mettono in difficoltà. Questo, secondo me,
devi imparare a fare. Cioè devi imparare a osservare, abbiamo detto, fare le domande. E poi tu hai chiesto un piccolo segreto. Ognuno di noi ha i suoi forse piccoli, come i talismani, no? E se tu affidi ad una persona, a un collaboratore, tre compiti, tre, e li hai studiati, quello che farà per primo è quello che gli piace fare, quello che farà per ultimo non gli piace. Quindi io non insegnerei al coccodrillo ad arrampicarsi, prenderei la scimmia.